Bella, amici miei! Ciao a tutti! Ciao a todos! Todos, mi amigos! Allora, troppa luce, Carla! Mio amor! Troppa luce! Ciao! Ciao, amici di Twitch! Allora. Il bello è che mia moglie arriva, mi sposta tutto il più lontano possibile da me e tutte le volte devo alzare. Bellissima cosa. Allora, io volevo. Volevo. Ho fatto un video sul settaggio della Huracan GT3 2015, ragazzi. Dopo lo postiamo. In realtà sta già andando in. Sta già andando in rete. Allora, io voglio farvi vedere, tanto per scaldarci e farci un bel 800 millozzo, McLaren F1 GT3. No, aspetta, oh, GTR. Ho girato talmente tanto oggi, ragazzi, che Sardegna, campionato mondiale 800. Touring car, circuito stradale, possiamo anche abbassare un po' il volume e via, 15 giri, un rifornimento, cinture ben allacciate e frenare prima delle curve, attenzione ai bot che sono peggio della gente online. Allora, ragazzi, si potrebbe anche usare il cambio manuale, ma sinceramente sono talmente tanti giri che non ce n'ho più di voglia. Ho usato oggi a girare normalmente. Allora, questa macchina è un bolide. Dopo voglio provare questa McLaren BMW sul Nürburgring Nordschleife, come dice l'amico Kevin, sto scemunito che non mi fa passare. Allora, giapponese, bisogna stare attenti perché sono terribili i bot. Guardate che cosa stanno combinando, guardate. Oh, ecco che il bot mi fa sbagliare. Ecco che, allora, l'importantissimo, ragazzi, è cercare di non andare mai addosso agli altri, eh? Quindi non andate addosso agli altri, così almeno vi beccate. Va, cosa stanno combinando sti bot? Raga, se le danno di santa ragione, sportellate su sportellate. Basto Solis, l'americano. L'avete vista? Che legnate! Allora, ho tirato dritto io per poterli superare, ma anche loro non scherzano. Questo devo superarlo nell'erbazza. Ciao DSC, grandissimo! Ciao Mitico! Non so se hai visto che botta che ha tirato quello lì, il bot. Il bot è peggio della gente online, ragazzi. Sono incredibili i bot. Sono dei pazzi. Poi non ti fanno passare, oh, non c'è verso. Non ti fanno passare. Oggi ho fatto una giocata, ragazzi, di Gran Turismo che sono veramente stanco ancora adesso. Infatti ho detto, non faccio Gran Turismo, faccio un altro gioco, però è troppo bello Gran Turismo. E poi voglio fare un botto di soldi per comprare anche l'altra Pagani. Ciao Roby! Grande Roby! Ciao ragazzi, ditici! Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi! Mi raccomando, scrivete nella chat, così vi saluto in live, ragazzi. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, mitici! Ho fatto dei video fighissimi. Ragazzi, allora, a parte quello per fare i soldi su sta pista in modo ancora più semplice, che è un altro, con la Tomahawk, ho messo il settaggio e tutto, ho fatto un bel video su YouTube, sempre sul mio canale Marco Drums Games su YouTube, e invece stasera lo sto pubblicando in questo momento, credo, però facendo la live dovrebbe metterci un po', ho fatto anche il video sul settaggio della Lamborghini Huracan GT3 del 2015. Ho postato proprio come girava prima con i settaggi,
Hai visto? Hai visto che c'è anche il fuoco oggi? Guarda, guarda che bello! C'è il fuoco! L'abbiamo fatto arrabbiare il drago! Il drago si è arrabbiato, ragazzi! Sei incavolato! Ciao Andy! Grande! Ciao Andy, mitico! Guarda, il drago è arrabbiato stasera! L'abbiamo fatto arrabbiare il draghetto! Allora Andy, sono veramente distrutto! Distrutto! Distrutto, oggi abbiamo fatto talmente tante gare, talmente tanta roba che io non so neanche come fai tu a correre davvero sul go-kart realmente. Allora, amici della chat, Andy, il nuovo nostro amico, si è iscritto oggi al canale e abbiamo giocato, purtroppo... vediamo dopo un attimino Andy, perché infatti ti stavo appunto spiegando che magari si può fare una partitella dopo, dopo vediamo, ti faccio sapere, eh? Perché sinceramente sono veramente distrutto e l'online oggi non mi funziona. Infatti, non so se te l'ha detto anche Phil e Shader, abbiamo provato tutto il giorno a giocare insieme e non c'è stato verso di fare una partita. Ho buttato via mezza live oggi a... Ciao amici di Twitch, benvenuti a provare a tentare di fare la gara, no? Ti stavo dicendo, grande Andy, se ti può interessare, stavo dicendo anche ai ragazzi della chat di Twitch, i miei amici di Twitch, che praticamente io ringrazio Twitch, che è una piattaforma che ci permette di stare insieme, comunque grandissima Twitch, grande grande grande. E stavo dicendo ai ragazzi che che praticamente ho fatto un video cacchiaro sul settaggio della Huracan e lo sto postando adesso in rete. Se vi può interessare che anche voi la Huracan vostra va dove vuole andare lei e non sta ferma e non sta in pista, guardate il video che posterò su YouTube, penso tra una mezz'oretta, perché sta caricando adesso, ma facendo anche la live non ho tutta sta connessione io di poter fare tutto in maniera veloce. Allora raga, ho sbagliato perché non mi sono ricordato di mettere in economica, comunque poco poco male, perché sono già al quarto giro, ne posso fare altri quattro. Mi hanno fatto ritardare i bot a superare adesso questo punto, al terzo giro ero già un po' più vicino a loro. Allora, la macchina è questa qui, adesso ve la faccio vedere da fuori, costa 9 milioni e mezzo e tra poco credo che la toglieranno dalle auto storiche. È la mitica McLaren BMW GTR, quindi raga, se la volete correte perché è un mezzo troppo figo. A parte proprio per il valore storico che ha vinto un botto, ma perché è veramente stabile, cioè io senza fare nulla, adesso sinceramente sto correndo in allegranza, nel senso che non sto assolutamente facendo né tempi né impegnandomi al massimo per fare giri veloci, sto solo facendo per beccarmi 800.000 crediti. Che penso che tutti voi che giocate a Gran Turismo sapete quanto è difficile fare crediti e per comprare le macchine fighe servono tanti soldi. Quindi così giochiamo contro i bot, potete farvela anche a livello difficile se siete bravissimi, io me la sto facendo a livello facile perché a livello medio era già impegnativo e dovevo per forza farlo con la Tomahawk, già a livello facile comunque gli si dà paga. Credo che a livello normale ce la si fa proprio tranqui tranqui. Era dentro ai box loro, vedete? Infatti loro fanno il pit, invece noi con questo mezzo assurdo riusciamo a fare il pit molto più lontano. E a parte proprio il mezzo che è veramente una figata, stabilissimo, il TCS posso anche tirarlo giù volendo, possiamo tirarlo anche all'uno. E vi faccio vedere che praticamente la macchina è stabilissima, l'erogazione della potenza è graduale, è forte, vedete infatti quanto l'erogazione della potenza è fatta bene, che non dà sbandate, non fa cose strane alla Modi Viper o anche alla Huracan, è una cosa incredibile. Qui se vedete l'indicatore dell'acceleratore freno si va di pieno, senza problemi proprio.
è proprio la macchina che è settata talmente bene, infatti ha vinto un sacco questa macchina qui, che non potevo non comprarla, ragazzi. C'è anche un mio video se volete fare soldi facili, che è sempre da correre, eh? Non c'è niente di truffaldino o fare cose strane. È questa pista della Sardegna con la Tomahawk, spendete un milioncino, fate come vi faccio vedere io nel video per i rapporti e i settaggi e vedrete che la fate ancora più easy di così. Questa è l'ultima curva, è l'unica veramente impegnativa del tracciato, ma io ritengo il tracciato di Sardegna molto molto bello, eh? Molto bello, è veloce, è tecnico, però vabbè, chiaramente non è un Interlagos o un Gano Ring o roba del genere. Anche Trial Mountain sinceramente è bello, è bello tosterello, eh? però è bello, è bello, piacevolissimo proprio farci le gare qui su questo circuito. Poi con questa macchina, questa macchina è proprio un piacere, è proprio un piacere fare le gare qui. Sembra che vado praticamente bella, bella di esserci, grande, grande! è proprio un piacere di esserci, no? È un piacere correre con questa macchina, sembra quasi di andare a prendere il gelato, sai quando dici, c'è che andiamo a prenderci un gelatino e vai, non so, con la macchina figa, no? Quella che tieni dentro nel garage perché poi consuma troppo e figa. E costa mantenerla, no? Però tu vai in giro col Panda e il BMW ce l'hai dentro nel garage. E quindi questo è un po' come andare a prendere il gelato, no? È la macchina fica che tiene la strada, che è fighissima, e tu vai fuori e la corsa è facile, insomma. Anche se comunque se fai la gara con le macchine tutte uguali, bisogna correre, eh? Perché un conto è andare con le macchine un po' più scarse e un conto è avere tutti la stessa macchina. Anche perché sinceramente, a parte i settaggi che me li passa l'amico Kevin, sei un pilota sempre primo. Grazie, grazie Robby. non sempre, però dai, cerco di stare al passo. 44 anni i riflessi sono quelli che sono, ragazzi, quindi sono giovane, perché uno quando dice 44 mica siamo vecchi, però non c'ho più i riflessi di quando ne avevo 30, soprattutto su Warzone, eh? Soprattutto su Warzone. Warzone è una cosa che mi fa capire che i miei riflessi sono andati un po' più di là che di qua. Anche la vista ultimamente, ragazzi, mi sa che devo andare a fare una visitina per farmi vedere un po' le diottrie qua, che non so se sono scese o comunque è successo qualcosa di non tanto positivo. Vabbè, e io vi aspetto domani sera, amici miei, su Warzone arriva l'amico Morris, che fa parte dei Kulesh, ragazzi, eh? Morris è un grandissimo, è un ragazzo di 10-11 anni, mi sembra, 10, che è bravissimo, ragazzi, fa praticamente full team tutto lui, solo lui. Ci troviamo talmente bene, giochiamo e ci divertiamo, che viene domani sera a giocare con me, il grande Morris, e il papà Maurizio, grandissimo, che oggi ha giocato con me, e ieri, Gran Turismo 7, però oggi è stata una giornata particolare, un po' stressante perché il server non ci ha fatto giocare insieme e quindi ho fatto tipo dei commenti mentre guardavo la live del mitico Phil. Loro riuscivano a giocare e io no. Giochi anche Crash Bandicoot. Quale Crash? Scusa, Clash Royale, Crash Bandicoot. Ma io giochi ce l'ho tutti, però ti dico la verità, sul canale di YouTube li trovi tutti. Se vai sul mio canale di YouTube troverai, allora Crash sì, non ho preso l'ultimo perché sinceramente era un periodo che era prezzo pieno e non avevo tempo di giocarci, il 4, adesso non mi ricordo come si chiama, però praticamente sì, li prendo tutti, anche tutti quelli usciti fino adesso li ho comprati tutti. Anche il Lego, ho fatto una live qui su Twitch. Sì, Crash Bandicoot, sì, l'altro sì, quelli vecchi sì, avevo comprato la Remastered, non mi ricordo come si chiama. Invece l'ultimo, il 4 se non ricordo male, non l'avevo comprato perché non avevo tempo di giocarci. Ma come adesso ho comprato 5 giochi sto mese, non c'ho tempo. Non ho proprio tempo, anche perché mi sta prendendo talmente bene, Metal Gear Solid mi piace, Metal Gear Solid mi piacciono tutti.
sì, assolutamente. Ma io sono uno dei gusti troppo facili, nel senso che a me piace tutto. Cioè, l'unico mio problema è che non ho il tempo fisico di farli. Cioè, allora, se vai nel mio canale dovrebbero esserci 1300 passa video e un 120 giochi in playlist. Però su qualche gioco, sinceramente, c'è uno o due video perché non ho proprio avuto fisicamente il tempo di farli, di giocarci. Giochi recenti, prima che facevo lo streamer, li ho finiti e platinati, infatti 79 platini, se non ricordo male, che ho, o 69, beh, adesso non mi ricordo neanche quanti ne ho, sono tutti antecedenti a quando facevo lo streaming, quando ho cominciato a fare lo youtuber e lo streamer di Twitch su una PlayStation 5. Perché? Perché chiaramente facevo i giochi che mi piaceva fare, una roba e un'altra. Invece adesso mi piace portare Gran Turismo perché vedo che è una figata, mi piace tantissimo. Ho trovato un sacco di amici come voi, quindi mi piace anche parlare, ridere, scherzare con voi. Adesso poi tra un po' arriverà anche mia moglie. E quindi mi piace un botto. Mi piace, sì, mi piace. Gli altri giochi faccio un po' fatica, perché se proprio non funzionano benissimo su Twitch, li porto su YouTube. Quindi sì, se non siete iscritti al mio canale YouTube, vi consiglio di farlo e vi ringrazio. Sempre Marco Drums Games anche su YouTube. E è dappertutto, anche Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, Discord. Ho fatto tutto uguale perché io sono Marco Drums Games. Infatti il mio nick viene dai... Ho fatto 30 anni a suonare insieme a mio papà, io suonavo la batteria acustica, mio papà la chitarra, mia sorella Katia, mio papà Mario la chitarra, mia sorella Katia suonava il basso e cantava e mia sorella Monica le tastiere cantava. Quindi hanno avuto il loro gruppo femminile ai tempi, ma una volta non c'erano i telefonini, ragazzi, non c'è poco materiale di una volta, c'erano le telecamere, con le cassette, insomma, un po'. Non si portava in giro tutta quell'ambaradan tutte le volte che si andava. Adesso col telefonino si fanno 100 miliardi di fotografie video e video e siamo social in un secondo in tutto il mondo, invece una volta non funzionava così. E quando facevo i service, perché avevo anche le casse, l'impianto, io tecnico luci, mio papà tecnico audio, facevamo i service, quindi andavamo a portare l'impianto audio e luci e per i musicisti che poi venivano solo con gli strumenti e suonavano, quindi si chiama service audio, service light, service audio, audio. Gli americani del gospel, che sono persone veramente assurde, bravissime, una cosa indescrivibile quanto sono bravi, e di cuore gli americani. Grande DSC, grazie mitico, adesso, amore, Carla, grazie, non riesco a vedere queste cose, grazie che me l'hai detto, mitico Roby, grazie mille, oh grazie DSC, grandissimo, bella lì, sono felice, mi hai fatto felice, grazie ragazzi, grazie del vostro supporto, raga, io sono ancora piccolino e si sa che le spese sono veramente tante. Ho comprato anche la scheda il gatto, ragazzi, per poter fare le live streaming con tutti, perché adesso sto facendo la PS5, no? Grazie mille DSC, grande, grandissimo, grazie davvero. E come si dice, ho comprato la scheda il gatto per poter fare... Oh, che quasi mi brucio 800.000 per andargli addosso questo qua. E per fare i live streaming con più persone, no? Quindi quando Morris viene dentro, oppure posso condividere il video vostro quando giochiamo insieme e tutte ste cose. E mi scatta il PC, un i7 con 16 giga di RAM, boh, non so, adesso vedrò con mio cugino se mi ha dato una mano oggi, se riusciamo a configurarlo per farlo andare, poi posso fare anche cose un po' diverse, un po' sempre migliorare il canale, no? Già oggi, se vedete il cartonato, vedete il logo fighissimo cartonato, ha una fiamma perché si è arrabbiato, eh? Oggi si è arrabbiato, grande DSC, quell'icona è bellissima, tra l'altro. Spendete i Bitcoin, ragazzi, spendete i Bitcoin, che sono i soldi di Marco Drums Games su Twitch, che poi tra l'altro io credo che nel futuro diventeranno molto molto di valore e molto meglio dei Bitcoin. I Bitcoin andranno a morire e i Bitcoin invece sarà... Ah! Scusate, ho detto la cazzata e sono andato a sbattere contro il muro.
i Mythicoin diventeranno la moneta del futuro, quindi se volete ve la posso vendere già, vi vendo Mythicoin in formato cartonato e voi mi date i vostri euro. Ciao Max, grande, grandissimo Max, ciao Mitico. Oh, mi raccomando Max, non mi ricordo mai niente, se non sei iscritto iscriviti al canale, grandissimo, se invece sei iscritto grazie. Ok raga, dai, allora intanto io che sto chiacchierando e mi sto divertendo con voi, siamo già arrivati all'undicesimo giro raga, qui si ride e si scherza e intanto si fanno 800.000 euro. Mi sono già scritto, oh grazie, grazie, grazie Max, mitico, io non mi ricordo mai niente, scusate raga ma sono un po' così. Se non c'è mia moglie di fianco che mi dà una mano, le live vengono un po' così alla ortolana, insomma, a come va, va. È già buona che mi ricordo le piste, ti devo dire la verità Max. Magari è facile che dico, oh ciao, iscriviti al canale, ci avevo giocato al pomeriggio, cioè, è successo anche, quindi grandissimo Max, è successo anche di questo, quindi. Ma guarda che abbiamo giocato oggi pomeriggio. Ah, ok, grazie. Non me lo ricordavo, sai com'è. Infatti io un po' il mitico e il boss, che chiamo un po' tutti, è perché purtroppo nella mia lunga carriera di... Mercedesina lì che mi ha fatto quasi sbandare. Nella mia lunga carriera di andare in giro a suonare conoscevo un botto di gente. Voi calcolate che ogni gruppo musicale c'ha dai 3 ai 7, 8, 12 musicisti, no? E quindi capite che facevo 3-4 concerti a settimana. Grande Max, tu sei un grande, tu sei un mitico. E allora capito, cioè a me vedevo troppa gente, come facevo a ricordarmi, già la mia memoria è andata a quel paese un po' di anni fa, però a parte quello, la memoria quella, sai, quella veloce, no? Quella che, perché l'altra mi ricordo le cose, però quella veloce non mi ricordo niente davvero ragazzi, non lo faccio apposta. E anche le piste, a volte faccio una pista, ma come va a destra o a sinistra, cioè, fammi capire perché non me la ricordo. E, le marce soprattutto, no? Infatti ho cominciato adesso ragazzi a usare le marce e nella live, in due live scorse, mi sembra che ho fatto un pezzo tutto in terza, perché stavo parlando e non ho cambiato la marcia, vabbè. Cioè. E infatti per quello che tengo un po', quando devo parlare così le marce automatiche, almeno non faccio figuracce di andare in terza. E niente, stavo dicendo che mi sono dimenticato cosa stavo dicendo. Infatti vedevo troppa gente, no? Troppi amici, troppa gente. Poi loro, io e mio papà eravamo in due, quindi io Marco, mio papà Mario, si ricordavano anche i nostri nomi, no? Poi così, sapete come sono io un po', anche mio papà era ancora meglio di me, simpatici, ridiamo, scherziamo, tutto così. E loro si ricordavano di noi, e noi assolutamente no, ma anche mio papà era così, non si ricordava mai di nessuno. E quindi abbiamo cominciato a chiamare la gente boss mitico, e... ciao grande, ciao mitico, come stai? Ti ricordi di me? Figurati! Però non ci ricordavamo di nessuno. No, dei personaggi ti ricordi, perché se hai parlato con la gente ti ricordi più o meno, no? In lunga... discorsi che hai fatto con quella persona, una cosa e un'altra, però sai, ho il nome raga, c'è fischia. E allora insomma è nata un po' questo boss mitico, e come chiamo io la gente, quando ti dico ciao ciao mitici amici di Twitch, è una cosa fighissima. Vabbè, a parte questa premessa, noi stiamo quasi andando a vincere questa meravigliosa gara. Il mezzo ve lo faccio vedere adesso, è la McLaren BMW GTR, grande DSG, grande. Allora, io spero che... Oh, che mi ha toccato dentro! Balordo. Spero che arrivi mia moglie, così mi dà una mano con i messaggi, ma comunque, se tutto va bene, riesco a leggere. Io volevo farvi vedere questa macchina al Nürburgring Nordschleife, o come dice l'amico Kevin, Nürburgring e Nordschleife, però lui lo dice bene perché è tedesco, il mio amico Kevin, che tra l'altro mi passa gli assetti e sto facendo i video sugli assetti, raga, E Ollina mi ha abbandonato, però oggi era qua, oggi girovagava, Diciamo che mi hanno abbandonato un po' tutti, sinceramente, ero qui, ho fatto io stasera le piade, e hanno mangiato tutti molto animatamente, che avevano tutti fame,
poi sono spariti in un secondo tutti, mia mamma, mio figlio Vittorio, mio figlio Leonardo e mia moglie Carla, che non... e anche Oli e Mina, che è il gatto, sono spariti praticamente, non... sono rimasto da solo come un cane. Però vabbè, per fortuna ci siete voi, almeno almeno ci facciamo compagnia, ragazzi, no ero da solo, vabbè, insomma, non è che guasta, eh. Oh! Ogni tanto star da soli a giocare non è niente male, direi, eh. Non capisco anche Carla di abbandonare. Sì, stasera sì, stasera sì, stasera si sta facendo il cavolo di suoi. Infatti gli ho detto, amore mio, vieni a scrivere, insomma, a fare un po' di commenti, a fare qualche pronostico. Sì, 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 amore mio, arrivo e... Beh, non c'è qua nessuno, quindi non lo so. Adesso poi, tra l'altro, ragazzi... Ciao mitici amici di Twitch, benvenuti ragazzi! Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, grandissimi! Vi aspetto domani, compralo! E vi aspetto domani, domani, con Warzone, amici miei. Domani cambiamo gioco, andiamo su Warzone, con il grandissimo Morris, che fa parte dei Kulesh, raga. Se andate, se non sapete chi sono, andate a vedere il sito anche proprio, Instagram, Facebook dei Kulesh. Stai facendo coin con una macchina per caso. Eh sì, è vero, hai ragione, hai ragione. E beh, oh, bisogna fare il coin, raga. Ciao Kiri! Ciao grandissimo Kiri! Mi sei mancato ieri, grandissimo! Stiamo facendo un po' di big money, Kiri. Lord, allora, aveva detto che forse riuscivano a venire, Lord e la Julie. Non li ho ancora visti, sinceramente, quindi non ho neanche il tempo di andare a scrivere sul gruppo, perché e non ho neanche fatto la locandina, che sono online tra l'altro, perché quando ho finito la mega live di oggi, che abbiamo giocato anche insieme, poi tra l'altro non ho giocato insieme perché solo a me non funzionava internet con questo gioco, ma vabbè, non so che devo fare. C'era Maurizio, il papà di Morris, grandissimo, che va a manetta su PSN, come si chiama? Chi? Scusami Kiri, mi sono perso perché sto dicendo troppe cose stasera. Chi? Morris Lord, Ale qualcosa, non saprei dirtelo sinceramente. Ale, se vai a vedere la live con Warzone c'è scritto, però non me lo ricordo. Ale qualcosa, dopo al massimo te lo faccio sapere. Sì, e domani sera facciamo la live col mitico Lord, che dovrebbe esserci, perché purtroppo a volte torna a casa troppo stanco dal lavoro e fa fatica proprio a collegarsi. Però sicuramente Pippo il dissociatore c'è sicuramente domani, e il grandissimo Morris dei Kulesh. Andate nel loro sito e iscrivetevi al loro canale, che sono il gruppo italiano di gente più brava in tutti gli esport. Orca, ok, no, perché ho appena conosciuto uno che si chiama Lord. No, 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 Lord no, è Ale qualcosa, Ale qualcosa. Sono quei nomi un po' strani che da ricordare è difficile. Già infatti mi ricordo che si chiama Lord Alessandro, quindi figurati se mi ricordo il PSN. Infatti io su PSN mando tutti la richiesta amico con anche la... Ah, sei tu Marco? Ah no, questa è l'emoticon. A me fa... L'emoticon che non me le fa vedere mi viene poi tipo un coso tutto strano sulla PlayStation. E vi aspetto domani sera Warzone 8:30, Morris dei Kulesh, bravissimo tra l'altro, bravissimo e simpaticissimo il mio amico Morris, e credo Pippo sicuramente il dissociatore, e credo Lord. Se non c'è Lord penso che venga Sharder. Io sto anche organizzando una live, non so se viene domani sera o comunque la faremo prima o poi, con Lucy Lux. Quindi andate a vedere anche lei, è bravissima, fa i giochi retro e streama proprio bene, streama proprio bene. Lucy, L-U-C-Y-I, Lux, Lucy Lux. Oggi è venuta in chat, è stata gentilissima, è venuta con me in chat e abbiamo chiacchierato un po', grandissima Lucy. Ha preso la PlayStation 4, quindi si può streamare. 727.500, amici miei, andiamo a 1.500.000. E vi faccio vedere un pezzettino della macchina, che è una cosa quasi spettacolare. Aspetta che intanto chiedo a Lord se arrivano.
Ok, Kevin non può venire in party, ma viene in live. Mi dico Kevin, Marco Drums Games, mi è arrivata la mail che Marco, hai la PS5? Io sì. Hai preso tutte le patenti? Sì. Non oro. Sì, sì, PS5, grandissimo. Robby, PS5 dal day one e Xbox Series X dal day one. Tu pensa... Tu pensa che avevo già capito, senza dover aspettare chissà che le PlayStation 5 non ce n'erano, non c'erano proprio. Perché? Perché... Aia, che botta sul muro! Mandami un cenno di chi dice... Oh, grandissimo Robby. Ah, Robby ha mandato il suo ID? Tutto. Devo mettere... Robby, allora, oh, ragazzi, scusate, non ho avuto la... Se volete giocare con me, ok? Scrivetemelo se volete giocare. Io ho fatto un gruppo che così possiamo giocare insieme, raga, ok? Mi date il vostro ID oppure ve lo do io, andate, cercatemi come Marco Drums Games, mandatemi la richiesta, così possiamo giocare insieme. E ok. Appena detto questo, stavo parlando di... Non mi ricordo. Che memoria veramente. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se volete. Dai, che si corre stasera. Guardate che mezzo. McLaren BMW GTR 2000. Non so che anno. Non ricordo l'anno. Però è un mezzo da panico. È un mezzo da panico, ragazzi, E praticamente, raga, come si dice, sì, amore mio, vieni che mi sto perdendo un po' le cose che scrivono i ragazzi. E stavo dicendo... Vieni, amore mio. A me Robby sì. Robby sta scrivendo con chi vuole giocare e chi non vuole giocare. Allora, guarda, DSC ha fatto l'abbonamento, mo. Ringrazialo. Hai comunque lasciato la porta troppo aperta. Ok, dai, alzate tutto, amore mio, perché c'è... Perché sempre... Sì, portina troppo apertina e c'è troppo boom. Ciao Carla. Max Gemma ti dice ciao Carla. Ciao Carla di SC. Saluta tutti, amore mio. Devi alzare la voce, baby. Ciao, adesso scrivo. Allora. Oh. Ok. Ciao a tutti ragazzi, io devo pettinarmi un po' perché sono un po' spettinato, ecco. Oh, ragazzi, poi con l'età vi devo dire una cosa bruttissima, non so quanti anni avete voi, ma cadono anche i capelli. Io non dico la mia età, amore, è che cadono i capelli, amore mio, è la realtà. Una volta avevo un sacco di capelli, adesso non ce n'ho quasi più. Oh, ciao azienda, ciao, buona domenica amico. grande, cappelli in ordine, evento legale, te li scompigliati. Sì, infatti, aspetta un secondo che mi pettino ancora, vedete il pettinino verde, guarda qui. Allora, sempre, un cuoricino, ok. Allora, sì, stasera c'è un sacco di nostri amici. Oh, va che c'è sminchiato qui su PC Twitch. Allora ragazzi, io volevo farvi vedere, no, non andiamo via, non cambiamo macchina, voglio farvela vedere al Nürburgring Nordschleife, e per essere proprio... C'è Robby, aspetta, mi sto mettendo, saluti, ciao Robby. Ciao.
Sono entrata adesso, divido adesso, scrivo lenta. Ok. Perché non è per l'età, ma è per le unghie fatte. Arrivo, eh? C'era Ok. scrivi anche te, così No, no, vediamo. no, stavo facendo una cosa che non mi ricordo neanche cosa stavo facendo. Allora, devo far sentire Nurbury. Tu ce l'hai il mitico Kevin? Mandami un messaggio. Aspetta, sentite ragazzi, eh? Aspetta, amore. In diretta, Vi in faccio diretta. vedere che pista andiamo a fare, Faccio ok? vedere che pista andiamo a fare, ok? Nürburgring e Nordschleife. Basta, basta, amore mio, non ce l'hai l'audio proprio. Allora. Avvia un sondaggio. Dobbiamo mettere il sondaggio È un prima o bel poi, sondaggino, ci perché sta, eh. Allora, ragazzi, me la faccio a media perché sinceramente non ho veramente, veramente tanta, 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 troppa voglia di sbattermi tantissimo. ma la tastiera che potevo mettere di qua non ce l'abbiamo Quale? più. Eh no. Che sondaggio mettiamo? Io sono appena arrivata. Cosa state facendo qua? Emo? Che coffa? Cos'è che state facendo qua? Nürburgring. Nürburgring e Nordschleife. Sto facendo vedere la macchina che ho comprato oggi da 9 milioni e mezzo. Ma poi. La McLaren F1 race car. Non, oh! Dai, ma si può far partire uno? Ciao Lord! Ciao amico mio! Oh, ho fatto un casino Lord! Ciao! Sondaggio, sondaggio. Sondaggio, tiro. Allora, facciamo un sondaggio tipo che gara volete dopo? Oppure dopo facciamo Grande Lord! Lord, Lord, sondaggio. Allora, scegli se facciamo, allora, Trial Mountain, scrivi Trial. Allora, che pista facciamo dopo? Oppure, cambiamo macchina o teniamo sempre la McLaren Formula 1? Dai, dai, fai questo sondaggio qua. Cominciamo dalla macchina. McLaren F1, ok, cambiamo macchina. McLaren F1 o Mercedes CLS. Oh raga, è un bolide, guardate qui come mi sta dentro, eh? Perché sto parlando e non mi sto impegnando. McLaren o se no fai Mercedes CLS. Fai la sì, Lambo. Huracan, Huracan. Oh! Incredibile! Anche nell'erba va sta macchina! Scusate se ho urlato, ma mi sono veramente spaventato. Non me l'aspettavo. È che qui potrei usare le marce, eh. Qui mi sono un po' dimenticato di fare le marce manuali invece di usare il cambio automatico, perché comunque le marce manuali, ragazzi. Oh! Mia moglie ha avviato il sondaggio, grazie Carlita, grazie amore mio. Votate raga, adesso. Oh, guarda qui, guarda qui, guarda che sto scemunito! No, dai! Ma l'hai visto? Pagliaccio, si è girato e mi è entrato dentro e mi è venuto addosso. Sondaggio aperto, raga, eh! Quanti minuti hanno? Ah, 3 minuti. Bello. Con calma, fate pure con calma, amici miei, eh. Già con molta calma. Sì, qual è? Beh, speriamo che non scegliete. Non scegliete la macchina quella lì perché mi so già che mi sta sulle balle. Sarà inguidabile. Ah, allora guidi tu, va bene, va bene. Allora dovevi scrivere, volete che guida Marco o volete che guida Carla? Quello è un altro sondaggio. Cosa ha scritto? Non lo leggo. Quanti minuti hai messo? Tre. Grande Lord, la Giulia dov'è la mia amica? Grande Lord. Sì. Mo' arriva. Oh my God, raga. Oh my God. Oh, grande Giulia. My God, ragazzi. Mamma mia, quella curva lì. Ma
ho fatto un disastro, mi è presa dentro l'angolino. Oh ragazzi, questa macchina viaggia, eh. Leggimi la chat, amore mio, per cortesia, perché non ce la faccio al Durbur Ring North Life. Sì, grande Kiri. Raga. Dai che li prendiamo. Eccola Giuli! Ciao! Stai leggendo mo? Io non ce la faccio proprio. Votate. Votate tutte tranne la quarta, raga, per cortesia. Perché sono sicuro che sarà una Camaro, una macchina di quelle inguidabili. No. Che mi fa diventare matto. Prendi la Golf, così vinciamo. Poi la Golf ce l'ho, eh. Grande Giulia, hai votato, grandissima. Mamma, ci mancate, ragazzi, eh. Team Golf, bella lì, Roby. E vai di Golf. Tutti con la Golf. Allora ha messo la Golf, ha messo mia moglie. Ma quella vecchia, raga, eh. Ma non lo sanno perché è stato fatto. Ah, ok. Ok, allora ecco. Allora tutti con la Golf, dai. E allora andiamo col cambio manuale, eh? Sì, che forza, vabbè. Hai messo tutti i tuoi. Sì. Grande. Grande i Mythicoin. Grandissimo. Oh raga, se avete scelto la... Oh, astuscioli. La Golf. Oh. Oh. Un sondaggio, partecipare, votate. Mi raccomando. E iscrivetevi al canale. Bravo amore. Eccola qua la Giuli. Grande Giuli. Oh, eh sì. Guardate Marco Dransky che figura di cioccolatino che sta facendo. Incredibile. E quando c'è Pasqua? Oh, non stiamo a casa. Ah, sempre di domenica la Pasqua. Era meglio se era in settimana. Ah, lunedì. Ok, ci sta. Anche noi. Ah, mitica Giulia e Lord. Sto facendo l'impossibile con questa macchina, Giulia. Non riesco a leggere. Ma devi leggere subito, scompare. Ma come? Che è aperto la Golf? Non so, sta per finire, un minuto ancora. Un megafono a tua moglie, non parlano. Allora, normalmente urlano tutti in sta casa. Poi quando devono urlare, parlano passano passo. Urla, parla più volte. Per il vostro aniversario regalo un microfono a tua moglie. Ma perché, Kiri, non mi senti? È perché parli adesso, dopo... Anche lei è uguale. Perché finisce la voce? Amore, non finisce la voce, devi parlare alto, punto. Cioè. Oh, come fai a parlare come okay, se quando mi sgridi? La posizione della telecamera ha investito solo la... Il destra-sinistra. E guarda che bello, Giuli, il mega fiammone, perché oggi il drago è arrabbiato. Il drago è veramente arrabbiato oggi, eh. Allora, sondaggio. Abbiamo fatto arrabbiare il drago, ragazzi. Speriamo di aver vinto un sacco di Mythicoin. Golf vecchia, specchia. Oh, perfetto. Ok, tutti i macchinoni che metti tu. Ah, ok, perfetto. Perfetto, la Giulia gli piace di più così. Beh, sono contento. Cerchiamo sempre di migliorare. Bene. Ah, infatti. Oh my God. Ok ragazzi, non è andata bene. Vabbè, oggi avevo vinto 3 volte di fila, vabbè, stasera è andata male. Quarto, però vabbè, non è proprio uno schifio. Dai che ci andiamo col gol. Perché sentire la bragaglia devi dire qualcosa di storico. Esatto, e così urli, esatto. Allora, ci vediamo solo un pezzettino di questo, ragazzi, perché secondo me... E poi andiamo di gol. Sì, ma... Fai la gol. Questo è così. Ci sono quelle giapponesi che sono tre dita in quel posto. Sì, il gattino è bellissimo. Questo gattino lo adoro.
Amico bello, grandissimo Chieri. Sì, sì. Oh! Angolino nel pratino, come dice Marco Grounds Games quando va fuori in pista. Allora, questa pista è bellissima, ragazzi, però bisogna anche ricordarsela, cosa che Marco Grounds Games a volte non fa. E praticamente il discorso globale è... Noi dobbiamo solo conoscere la gente. Ciao Giulio, ciao amici di Twitch, grandissimi! Mela, sì, parla più alta voce. Mela! Oh, dove ti sentono? Dissociati, grandissimo, dov'è Pierpaolo? Dov'è Pierpaolo? Mi ha quasi fregato l'orbi, pensavo fosse Pier. Anch'io ho dovuto leggere chi era sopra. Mela! Mela! Non mi compra più le mandorle mia moglie, ragazzi. Fate... Guardate, guardate lo stronzone, mi ha preso dentro. Mi devi comprare le mandorle, ok? Esatto. Me ne compra più Roby. Dice che non posso mangiarmi 3 sacchetti al giorno. Tre mandorle di numero. Allora non me le compra più. Bellissima quella ripresa. Già me la che toglie il medico del tuo. Esatto, so, esatto. Di solito arriva quando lui si dissocia, è vero. Arriva proprio giusto, Allora, ragazzi, visto che siete in tanti, grazie mille che siete qui, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, se l'avete fatto grazie, e mi raccomando, domani sera vi voglio vedere tutti 8:30, io, Marco Drums, il mitico Lord che è dentro, il grandissimo Lord, il dissociatore Pippo e il grandissimo Morris che gioca nei Kulesh, lui che è il gruppo italiano più fico che c'è, perché fanno e-sport, sono bravissimi i Kulesh, bravissimi, andate a vederveli, e Morris viene a giocare con noi, abbiamo l'onore di giocare col mitico Morris, che è un grande, poi tra l'altro è anche simpaticissimo ed è bravo. Si vince il sondaggio Mitcoin, si perdono? No, Roby, sono il pronostici, giusto? Che si vincono. I pronostici vince e perdi. Allora, possiamo fare un pronostico per questa gara con la golf? Sì. Allora sì. Il voto è voto. Il voto è voti. Guardate questo, ragazzi. Del popolo, della community. Guardate questo, raga. Mercedes, 6 milioni e mezzo. Ha vinto la golf. Sì, sto solo facendo vedere. Ha costato 3.000 euro. No, quella è gratis. Andiamo a beccare il golf. Eccolo qua. Rullo di tamburi. Allora, no, fai un sondaggio. Gioca Marco o gioca Carla con la golf? Vabbè. Esatto, nel sondaggio tu puoi spendere il mitico per votare uno. Mi dissocio categoricamente, eccolo qui, Pierpaolo, Pier, ciao amico mio. Pier, domani ti voglio alle 8:30, Warzone, Pierpaolo, Lord, Marco Drums e il mitico Morris. Sì, è vero, buonasera mandorlatori. Facciamo i pronostici, allora vogliono spendere i Mitcoin. Ma non so farli. Ma come non sai fare il pronostico? Come si fa? Avvia il nuovo pronostico. Qua? Sì. Ah, ok. Adesso scrivi. Tempo ciao migliore? Pierpaolo, grandissimo, Il tempo migliore te? No. Ma fai Marco Drums. Vince la gara, dai. Marco Drums vince la gara, sì o no? Oppure arriva primo, arriva tra i primi due. La posizione, amici. Dai. Marco Drums. Podio. Arriva al podio, dai. Marco Drums arriva al podio, sì o no? Ma podio è 1, 2, 3 o solo il primo? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ma devi dominare la posizione. No, aspetta. Marco Drums arriva primo, dai. Okay. Facciamo primo. E ragazzi, visto che sto facendo un pronostico che così potete spendere tutti i vostri bei Mitcoin, questo paga, puoi scommettere, vinci o perdi. Scegliamo la pista, dai, che pista facciamo? Rispondete in chat, no al sondaggio, che pista volete fare, raga? Allora, Brands Hatch, Spa, facciamo Spa, Nürburgring, no, dai, è troppo lunga, Forest, Alsazia, quella del maiale, e qual è che è? Monza. Allora, Monza, sei proprio sicuro? DSC, che vogliamo fare il burgerino, Roby, di il burgerino.
burgerino. Dai, il burger, raga, ma non fatemi fare 20 minuti di pista con una, il golf che poi perdo il motore a metà strada. Anche, anche... c'è anche la spa, allora, spa ci potrebbe anche star dentro, spa. Cosa facciamo? Tutti i dissoci. Quanti minuti sono? Ciao, no, fai una cosa da un minuto, dai, falla subito, 2 minuti per votare. Ah, aspetta, allora, 2 minuti e poi partiamo con la gara. Sì, perché sennò poi ci vuole troppo. Okay. Allora, perché io ho detto spa. Spa, ok, va bene Monza, dai. Ma Monza è Monza è tutta dritta, raga, dai, scegliamone un'altra. Dopo Monza ve la faccio con una macchina un po' più seria. Ok, proviamo. Allora, giocate i vostri Mythicoin, ragazzi, Qua potete scommettere. Scommettete tutto, tutti i vostri Mythicoin. Poi Monza ve la faccio, vi giuro, ragazzi, ma non fatemela fare col golf, dai, che... Lola dovrà sterrato. Dopo facciamo anche uno sterratino per Paolo. Facciamo. Possiamo fare. Vediamo qualcosa che ha un po' di. Qua votate quanto volete. Dai, facciamo spa. Vi va spa. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi, grandissimi. Io voterò un botto. Guarda che sono carico. Fatto, grande, grande, no, grande. Ce n'è un sacco di schei. 50-50 bisogna mettere. Brava, brava. Dai, facciamo spa, 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 dai. Allora, facciamo così. Non posso votare. Perché non puoi votare, amica mia? Come non puoi? Come mai? No, non potrà farlo. Ah, no, è moderatrice. Ah, no, lei è moderatrice, non puoi. Io l'ho fatto dal PC, giuri, per quello posso. Allora, è difficile, ragazzi, Così vi do un input in più per vedere se riusciamo a vincere o no. E chiaramente voi dovete mettere che vince Marco Drums. Uso le marce, Qui voi non le vedete, ragazzi, ma io uso... Vediamo se riesco a farvele vedere. No. Ciao, Sharder! Grandissimo, mitico! Guarda cosa faccio! Mi faccio spa col Golf GTI dell'83 e col cambio manuale, con la frizione, Sharder. Sharder, c'hai il pronostico! Vota, vota! Sharder, vai di pronostico, votate, ragazzi, che... deve vincere Marco Drums, ok? Bravo, così io arrivo secondo e ci becchiamo tutti i soldi. Dai, tu devi essere imparziale, non sai ancora il... Amore, io corro, io sono un corridore, il corridore corre per vincere, punto. Poi non si sa. Comunque, le macchine che ho contro sono queste qui, Niente online. Allora, Sharder, purtroppo sono già le 10, io alle 11 smetto perché domani vado a lavorare. Se cominciamo a entrare come oggi, non va una cosa e un'altra, è un po' una rottura, ti dico la verità, sinceramente. Infatti anche prima è entrato il ragazzo di oggi, ciao Sharder, e quindi ho evitato e sto facendo un po' una livettina offline per far vedere la macchina da 9,5 milioni che ho comprato oggi, e così ci divertiamo un po' a fare i sondaggi e a... Vedi se è finito il pronostico, amore, che corriamo, non sto più nella pelle di correre con questa macchina. E quindi Sharder, no, facciamo domani sera, io ti aspetto su Warzone, domani sera ragazzi, tutti alle 8:30 da Marco Drums Games con Warzone, il mitico Pierpaolo, il mitico Lord, il mitico Marco Drums e il mitico Morris, ok, dei Kulesh. Quindi, allora, che cosa è successo? Il pronostico arriverà primo, Nord 66, grandi, grandi amici miei. Siete proprio stronzoni. Sì, arriverai primo. Io? Io scelgo sì. Ok, si perde, loro vinco. Sì o no? Arriverai primo o arriverai no? Sì che arriverai primo. Così loro... Fai no. Sì, fai no. Sì, okay. Sì, fai no, bravo. Ok, Marco Drums arriverà prima, io ho votato che arrivo prima. Vai. Sì. No, non mostrerà più, va bene. Ma perdiamo i nostri Mythicoin? No, è tutto loro. Ah, ok, allora fai completo il sondaggio. Dai. Devi già i punti, no, deve aspettare alla corsa. Ah no, ma devi aspettare, completa il pronostico. Aspetta, non dargli sui soldi prima del tempo. Dai. Andiamo ragazzi. Qua rimani. Oh, comunque servite tantissimo, ragazzi. Ho bisogno di voi. Ah no, aspetta un attimo. Aspettate un attimo. Cambio manuale con la frizione, ragazzi, con la frizione. Crediamo in te, adesso però. Grande. Oh, io ho votato sì comunque. Oh, ho già cannato marcia. Era meglio che votassi anche no. No, allora
Dai, entra la seconda. No, ma no, ma mi sono anche venuti addosso. Cosa, cosa mo? Allora, la Giulia. Giulia. Ah, grazie, grazie Giulia. Mi l'ha votato no. Esatto. Grazie Giulia, gentilissima. Come vi fidate del buon Marco Drums Games che sta cambiando col cambio manuale a sinistra? Oh, però gli sto dando paga, eh. Vai così, vai così. Oh raga, sto votando col cambio in mano, eh. Oh, ma sta macchina sale di giri o in quarta, eh? Over the top. Io ho votato sì, no, io e Pierre. Dai Pierre, che lui vinci. Ok, dai, ho messo la quinta, raga. Ma non va, non sale. Mo, va. Mi fai venire le macchine da minchia. Oh! Oh! Giulio, non essere troppo gentile con lui. Se no, vinci e perdiamo la scommessa. Volete, eh? Oh, raga, con le marce è difficilissimo. È difficilissimo, amici miei. Perché devo anche schiacciare la frizione, oh. Vai, amore, credo in te. Sei perché non hai giocato automatico? Ma che senso ha automatico? Dai, drum, vai, drum. Schiaccia. Ma tu volete fare? Devi frenare. Sì, è arrivata. Ragazzi, è più impegnativo che... Quel rumore non era bello della macchina. Qui stanno partendo i pistoni, eh. Io ve lo dico. Mi sa che... Hai ancora due giri per arrivare... 18esimo. Grandi Robby. Ma dai, entra la seconda. Sta facendo apposta. Eh sì. È un casino con la frizione, raga. Devo frenare con il destro. Le ruote. Troppo aperte le ruote. Ti buco le gomme. Ma non abito. Dai, dai, dai. È anche l'onore, secondo me. Oh, ma come me li mangio? Ma come me li mangio sul dritto il golf? Oh, il golf, amore, il golf bastona tutti, raga. Sei già tredicesimo, vai Drew. Madonna, devo tenerlo con due mani perché... Prendilo Yasuda. Vai. Quinta. Quinta, quinta. Devo bucare le gomme. Oh! Guarda il gol. Devo bucare oggi, ma ti è andata bene. Se non guarda devo bucare oggi, ma è andata bene. Adesso... Ok. Vai, Drum. Così. Ok, ragazzi, vai, voi vai, non potete vai, capire vai. Quanto è impegnativa sta cosa. Ok, ok. Vai in pista, amore. Vai in pista. Dai, dai golf, dai! Non serve, abbiamo le curve a nostro favore. Vai tappo, vai tappo. Schiaccia, schiaccia. Acceleratore, amore, acceleratore. Il baby, mi hai fatto prendere la macchina. No, io, abbiamo votato. La... Eh sì, immagino, se non mettevi sta macchina, però è bellissima, raga. Dai, è una golf. Figata. Schiaccia, schiaccia. Vai che è discesa. Prendi la scia. 10 allora? Va bene. Vai, trema tutto qua. Eh sì. Vai amore. Dai che in discesa almeno. Mi va in quinta? Ok, sportellata va bene. Ah, raga, okay. non stai in strada, il cagnolino. Vai. Vai baby. Dai, quarta. Vai, ancora vai. un giro, Emma. Dai amore, ce la fai. Sento l'adrenalina, vai, le pulsazioni nel cervello. Non deludere, come un prognotto. Possiamo rimanere aperti. Ecco, passate quel rottame. Oh! Vai, sei in mezzo, come Mosè. Hai aperto le acque. Sì, baby. Oh, cacchio. Sì, baby. E vai. Quanti cani hai, Robby? Bellissimi. Robby mi ha scritto in mio libro.
Vai Roby. Vai, vai che. Guarda che roba. Tutta fuori l'ho fatta sta curva, raga. Mio Dio, ma sta macchina non tiene una curva, non ne tiene una, eh. Vai, vai, vai. Sono in discesa, raga. Ma non posso. No, vengo a fare così. No, sono i remote che la PlayStation non legge. Allora vengono fuori così. Non ti concentrare. Non ti concentrare, aspetta. Dai, ciao, discesa. Vai, amore. Con questa contro di noi. Sì, eh? Sì, riesco a battervi anche se voi scegliete l'Huracan con questa qua. La Lambo. Bravo amore! Oh, vuoi l'eroe? L'eroe o vivi per diventare curvatore? Curvatore come Marco Dranz, grande, bellissima questa. Bellissima Lord. Questa è top Lord, questa l'hai fatta top proprio, grandissimo Lord, sì. Questa bisogna fare un post. Vai amore, concentrati. Vai, ta. Sei bravo. Sento l'adrenalina, raga. Senti, è passata la quinta. Sì, baby. È in discesa. Guarda la curva. Ah! Oh, raga, ho iniziato a carburare male. Io se fossi in voi... Amore, Mosè. No, baby, non puoi parlare con di Mosè, non dire ste. Devi dire Mosè, amore. No, tata. Ah, devo cambiare le marce, raga. Ce la puoi fare. No. Se prima pensavo di farcela, mi hanno dato un po' troppo. Però l'hanno fatto una imboscata. L'avranno pagata. Sicuramente. Dai, golf! Sei in discesa, vai in prima! Mi hai fatto prendere un golf, Tamponatore! Di brutto, l'otte! Shard, sì! Discesa! E io ho anche la sesta sul cambio, però qui non c'è, mi sa! E anche la pugnata! Oh, il dito! La pugnata! Oh! No. E se non vinci ma combatti. Un po' di sale sulla pista. Sentite già, l'odore della sconfitta. Oh! Metti la retromarcia. Non mi mette la quinta. No, cazzoide di macchina. Sei fatto sorpassare della Q. Cazzoide di macchina. Ok, buttala fuori. Ah, io gioco sportivo. Sì, stringono le chiappe. Stringi, apri in testa adesso. Vai. Oh raga, è un casino con le marce. Dai, poi tra l'altro ce la fai, non do neanche giù al gas. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi. No, tu concentrati, lascia stare il saluto io. Ciao ragazzi. Vai, discesa. Mi chiodo e frega. Mi sposto anche io fisicamente così contro. Vai avanti. Oh, basta, mo. Non lo so. Non avevo messo in quarta. Sono lì. L'ho visto. Sì. Sono lì tutti e tre. Fale gas, che è già tanto che vai sui 100 erotti. C'è qualcosa dietro la tenda. Per farvi girare. Ah! Ci ho cascata io. Vuole vedere Marco? Adesso Roby. Amore, non rompere cazzo, il cambio. Cazzo, vai. Non prende a volte. Ciao amici di Twitch. Dai, caspita che è qui. L'ultimo momento. Fa niente, può anche essere uno che mi ammazza, ma non mollo. La macchina esci. Ok, quarta, dai, vai veloce, cazzarola.
Non lo so, ragazzi, per me non ce la faccio. Ho cannato troppo. Non dovevi dirlo. Eh sì. Sono fatto a tuo favore, tu li perdi. Eh sì, cosa c'è scritto? Marco, ci sta demore e fa fogarello. Oh, ragazzi! Oh ragazzi! Ci Oh sta ragazzi! dicendo che Oh fa ragazzi! fogarello No, no! film negli anni d'oro. Non va! Hai rotto il cambio, non Non dovevi farmi va, finire. raga! Non va! C'è 10 che non vedi l'ora di prendere i soldi. Non va, ragazzi, no! No! Bitcoin 10, No, raga! 10C ha funzionato, devi mormisica. No! No, raga! Che Squalificato. macchina de merda! È stata divertentissima, ragazzi, mamma mia che male le gambe! Qua dobbiamo Ciao amici! pagare. Ottimo Marco, ti ha detto 10 Eh sì, perché eh devi sì. dire no, giusto? No. Sì, penso. Completa il sondaggio. In teoria è arrivato il Miticoin. Il risultato del pronostico è no. E bravi, chi ha vinto? Bravi, che ho vinto, ragazzi. Ho vinto un sacco di Miticoin. Eccolo, Dove sono? vediamo. Dove sono i Miticoin? Vedi i dettagli, sono qua. No, i Miticoin. Proprio i Miticoin. Aspetta, raga. Eccoli qua. Avete vinto un sacco di Miticoin, eh? Vedi? 15 Miticoin, vedete? 15 Miticoin. Questi sono i Miticoin, ragazzi. Poi, se volete, io ve li posso vendere. 15 Miticoin, vi mando il cartonato e sono 50 euro. Mamma mia, vuoi giocare tu? Allora, no, sono stati spesi 1.616, Ok. retribuiti 1.616 Miticoin. A Lordi altri, non mi dici più. Ah, a tutti. Penso che vi ridà un po' a tutti, ragazzi. Non so come funziona il sondaggio qua. Grazie, grazie, Roby. Non so come funziona il sondaggio, sinceramente. Sì, dovrebbe arrivare. Dovrebbero arrivarvi i soldi. I Bitcoin. Mio Dio, il cambio. Io così quasi lo stacco. Eccoli qua. Allora. Punti vinti sono questi. A Lordi arriva Allora, ecco, morì. 957. Allora, Lordi arriva 957 Bitcoin. La Julie 866, a Kiri 304, a Roby 191, a DSC 106 106 e a Shard Shade 30. 30 Shard, hai Hai speso speso 20 Bitcoin poco. da cagno, da cagno, 20 Bitcoin anche sul no, magari, giusto? Eh sì, ha vinto. Grazie, grazie Shard, proprio, eh? Prego, prego, Ha prego. votato per me, la Shard ha votato 20 Bitcoin giusto per. Grandino, vuoi giocare tu, no? Che mi rilasso un attimo. Dai, volete che gioca Carla, ragazzi? Scrivetelo nella chat o facciamo un sondaggio. No, sondaggio basta. Ah, non so cazzo, sondaggio. Grande, grande, Roby. Sì, Giulio vuole che corri tu. Io ti consiglio una macchinetta tipo questa schifezza. La Golf è bellissima, raga, però per l'amor di Dio, grande Kiri. Io ti consiglio. Sì, ti consiglio una macchinetta che va poco, così almeno non fai figure, mo. Fammi una bella figura che sai guidare bene la macchina, dai. Vuoi andare con questa qua? Questa gibettina? Sì, è Dai. bellissima. Facciamo andare la Carla con la Ma su gibettina? quella Su parte. Vesterrato? No, dai, ma è Sotterrato, mo. è sotterrato. Aspetta che mi metto le scarpe. Ma oddio, mi leva sempre le scarpe. Lo sai che devi correre? Cosa ti devi le scarpe? Allora, Sardegna? Però stai chino, mi lasciare No, sola. amore mio, io non ti lascio mai sola, amore Sì, mi mio. lasci sola, vai Dagli la pure. Ferrari. No, no, la sa sta che sta qui. Hai paura che la Me la distruggano? distrugge, oh, la Ferrari costa, non sai quanto costa un faro della Ferrari? Ma mi piacciono guidare questi rotami. Eh sì, questi Mario, rottami. falli guidare un altro decente, guida meglio di te. È vero, Shader. Quello è poco ma sicuro. Ma scusa, perché non ti piace questa qua, Shard? È la Willys MB45, fatemi capire un attimo. Dai, Fermo. vieni. Vai dietro. No, scusa, tu così. C'hai il cane lì, ma sposti pure uguale. La Sunbus, ancora, Sambus invece è decente, eh? Uno Roby? guidava già la Sambu, un Babus. È bellissima.
Tra l'altro lei ci andava da ragazzina su San Babus quando andava a scuola, andiamo? Andava a scuola con San Babus. Vero, vero. Dai, amore mio. Dai, senza, forza. Senza la marcia però, eh? Forza. No, no, automatico, dai. E devi dar tu, X. Dagli la Lambo, sì, sicuramente, quella lì che non sta in strada, né? Sì, sì, sì. No, no, mia moglie è più brava di me, ragazzi, ma è più brava in tutto. Il problema è quello. Vai, dai, dai. Mi adesso con questo, ah, sì, sì, Giulia, è vero, scusa. Ah, ma qua è automatico. Sì, sì, sì. Allora. Aspetta che ho provato la funzione al giro. Senti qua. No, c'è la sombra. Ah, vai che se non frini e vai dritta gli dai paga tutti. Amore, sei su un furgoncino, eh. Grande Giuli. Drifta, drifta, mo. C'è scritto sesta. Se magari non gli vai in culetto al San Babus. È lui che frena. Eh sì, sicuro, eh. Sì, guarda la scena, guarda la scena. Adesso vado a prendere l'altro. Se intanto tamponi il Volkswagen. Oh. È dritta, oh, c'è una Jeep. C'è una Jeep militare, è verde anche. Vado dritta. Bravo, bravo, bravo. Ma dì. C'è questa con saltino? Sì, questa è quella con saltino finale. Che quella. Tu vai alla fine. Che macchina hai preso? Ah. È la, questa? Questa che stiamo correndo? È il. Guarda, fammi vedere, qua. Questa è una Jeep. Cioè, ah, dai, è bella, arriverò al primo. Quello è il primo? Quello è il secondo. Vai, vai. Però il primo è subito là, lo vedo, vedi che lo vedi? Fa fumo. Oh. Il primo è un cinquecentino, Abarth, tra l'altro. È Robby, bellissimo, Cioè, dai, è top questo qua. Oh, senti il rumore, oh. Bello diesel. Alza la voce, mio. Vai. Accendere. Come dicevi tu a me, amore. Anche tu dicevi così a me prima. Il primo è a 6 secondi, eh. Eccolo là, eccolo là. L'hai visto? Dai, prendi le scelte. Ammiraglio. Poi c'ho anche i soldatini. C'hai i soldatini sulla maglietta. Ecco, brava, eh. Fai vedere i soldatini. Dai, vai. Pensa che lì c'è quella salita lì, che devi stare molto attenta, amore mio. Sì, anche adesso c'è un'altra salita, c'è un'altra salto, occhio. Sì, Jean-Luc. Sì, no, l'hai già passato il salto. Era quello là, dai, ti ha dato solo 2 secondi in più di rispetto a quello che avevi prima. Qui te la puoi partita a gas. Picard. Robby, Picard. Dai, amo. Dai, appoggiati, dai. Forza G. Direttamente da Star Trek, esatto. Questo qua è più che altro da Vietnam, mi sembra, sta macchina, gira che frenano un po' a sbattere. Sì, questa arriva dalla guerra. Sì, ma fa così vibra di brutto, ma lo so. Mo' sei su una macchina del merda con una pista del merda tutta sterrata. Però sto guidando bene, puoi dare una Lambo? Adesso ti do la Lambo, così poi fai vedere come vuoi dire tutta la Lambo, ok? Okay. Sì, così diventa durissimo. Eh sì, ragazzi, gli facciamo. Ma questo primo dov'è? Non lo vedo più. A 10 secondi. È là, hai visto? No. Scusate un attimino in curva. Le spalle eoliche. ragazzi, allora, la prossima pista li facciamo scegliere la Ferrari, la Lambo, la Camaro. La Camaro che è quella nera, però. Quella nera, la Camaro. Vai che lo becchiamo, vai Giulio che lo becchiamo. O gli facciamo scegliere la 500. Quale macchina volete che corre? Corra la Ferrari, dai, hanno scelto la Ferrari, ragazzi. Ma io la Ferrari. La Ferrari mia moglie non gli piace tantissimo. Però scrivono tutti i Ferrari, amore, devi accontentarli. Magari poi è la macchina tua che non ti piace. Tutti i Ferrari. Attenzione che c'è il salto. Vai dritta, dritta. Ok.
attenta, okay, bravissima. Ok, vai, che adesso lo becco. Ah, adesso lo becco. Scriviamo Death Force Samurai su Yu-Gi-Oh! Allora, Leo non è che si sta giocando tantissimo. Io oggi ho fatto un video, se vuoi puoi andare a vederlo su YouTube, perché ha giocato solo lui, c'era solo Leo. Quindi non so se ha fatto un video. Ma sì, sei stata bravissima, amore, grazie. Grande, grandissima. Bravissima, bravissima. Adesso ti faccio giocare con la Lambo, vai tranquillo. No, 1.400 euro. Guarda che bella, comunque, dai, ragazze. Tanto rispetto, Oh, qua che avevo giocato male. E qua che hai giocato male. Bravissima, vedi? Grande, Giulì. Oh, ragazzi, vi faccio vedere un po' di epilessia. È qui, guarda. Qui hai giocato bene. Qui hai giocato bene. Ehi, sì, mi ha patato. Ok. Perché sono arrivato secondo, se ero l'ultima non si era rubato. Sì, vedi come sono fortunato. Allora. Ragazzoli, stacco che domani ricomincio a lavorare, sarà una giornata pesantissima. No, amico mio, stavi bene, Belè? Sì, ciao Lord. Ciao Lord, grandissimo. Allora, Ferrarina. Scegli almeno la Ferrarina. Quale? Notte Lord, grandissimo. Sì, quali tutte rosse. Ma non ce l'hai niente. Allora, c'è la GT3. Oh, grande Giulio, sì, dai, che così, anche noi smettiamo alle 11, questa, la 458 Italia GT3, GR4, sì, è la stessa, solo che una è G3 e l'altra G4, comunque sì. Aspetta, poi? Poi abbiamo la 308 GTB, che è quella di Magnum PI, la testa rossa, la F40 del 92, poi abbiamo, ci dovrebbe essere anche una Ferrarina gialla, che l'ho comprata l'altro giorno, che era in mega sconto, era tra le auto, quelle fiche. Eccola qua, la 365 GTB, raga, tanta roba, tanta storia qua. Oppure c'è il go-kart. Go-kart. No, adesso devi fare la Ferrari, dai. Go-kart. Ma il go-kart, ho detto ai ragazzi che ho provato oggi, non tiene un cazzo. Ma c'ho due Suzuki Swift del 2017. E vedi chi spende i soldi per una cavolata. Ma si possono cambiare? No. Da eroe, vivere di tanto a lungo per diventare il geppatore. Con la Bragal, geppatore. Ok, va bene, ci sto. Geppatore. Ah, grandissimo. Allora, dai, andiamo con la 458 GR4, come quella che volevi tu. Ti piace? Sì, questa è. Ok, dai. Pista, facciamo qualcosa di semplice, ragazzi. Fammi quella Rapido 52.000, così mettiamo già in banca. No? Va bene, ragazzi, non credo che si possa fare, infatti, perché non è la macchina degli Stati Uniti. Ma che roba! Sì, baby, perché ti faccio fare sempre con quella là? Perché la Dodge è degli Stati Uniti. Allora, puoi fare Monza, però è un po' difficile. Lago Maggiore, quella che fai sempre, la dovresti conoscere. Oppure c'è... la Sardegna non è male, è solo l'ultima curva che è tosta, no, l'ultima devi frenare davvero tanto. Se, no. No, questa è la Sardegna, quella che hai fatto prima, ma... è un casino. Sì. Se no c'è questa qui che non è malvagia. Vai con quella. Andiamo con questa, dai. Ma puoi giocare con quella? Lì? Questa sì. Perché è così scuro? Ok, vai. Sì, ma va bene anche dopo un mezzogiorno così. Mamma, becca che c'è la luce decente, perché sennò già non si vede un cazzo. Vai. Giovedì mi vado a fare le unghie. Oh, grande, certo. Allora, c'è la torre frena, ok, mo. Ma devo già frenare. Non c'è la curva. ma devi frenare, amore mio, devi frenare qua. Non puoi sempre accelerare. È rossa la macchina, quindi io non vedo. Sì, l'ho visto tu di oggi su Yu-Gi-Oh! Grandissimo. Ha fatto tutto Leo, io ero a fare altro. Quindi non so che cosa ha fatto, se ha fatto un deck, se ha giocato. Ma ha detto che ha vinto una partita e ne ha persa una, online. E poi Cioè, è rossa sta macchina, non doveva avere una macchina. Amore, se metti da dentro non vedi il rosso, tata. Attenzione di... Ok. Frena. Frena. O comunque molla l'acceleratore. Se vedi che esce, appunto dico, magari può darmi qualche dritta. Glielo chiedo, Kiri. Sinceramente non ci sta giocando neanche lui. Io... sì, la ritengo. Però devi stare molto attenta.
molto attenta sul fattore di... Ma chi fa queste cose qua? Non lo so, prendete i miei cavi. Grande! Grande amore mio! Sì, sì, c'è un essere un po' strano. Non so, non ho mai fatto. No, sei seconda Carla, amore. Però attenta che adesso devi frenare, che non c'è nessuno. Ok, vedi, brava. Ma adesso vedi, prima era rossa la macchina, rossa il freno. Vai, 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 accelera. Dai, ti devi dare. Grandi ragazzi, sta notissimo, non fa niente. No, come? Caspita ragazzi, no, attenta, correggi. Tu la destra, tu la destra. Ok, bravo. Attenta, frena adesso, Ok, bravissima. Bravissimo, amore. Frena, 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 frena. Bravissimo, frena, frena, attenzione. Marco, bravissimo. Giù da Marco! Dai! è come quando andiamo in macchina, ragazzi, non frena mai, poi devo dire, oh, frena, cazzo! Ciao DSC, buonanotte amico mio, grazie mille, grazie DSC, mille davvero. Grazie ciao amici, grazie dell'abbonamento. Ciao bello, buonasera. Ci vediamo domani sera alle 8:30. Warzone con Morris, il dissociatore, Pippo, Lord e Marco Drum. Ti aspetto domani sera, grandissimo. Ciao, buonanotte. Aspetta. Bravissima. Vedi che tu non vuoi le Ferrari, poi invece con la Ferrari sta andando benissimo. Ma che roba. Frena. La S, bravissima. Ciao Ghiar! Guarda Carla come sta andando bene, Ghiar! Con la Ferrari, allora, no, non dammi la Ferrari, non mi piace, rossa. E poi ha vinto. Bravissima. Bravissima, eh? Hai visto quella Ferrarina? Grande amore. Bravissima. Ciao Ghiar! Esatto, DSC, vedi? Non mi piace la Ferrari, dammi la Lambo. Ciao DSC, grazie mille. Ciao DSC, buonanotte, grazie. Ma grazie della Lambo, la mia Andros. Bravissima, hai visto? Adesso c'è, baby. Io sono andata bravissima. Adesso c'è il replay, baby. Ma 2675. Ma sono i chilometri, amo. Mitica! Sono i chilometri. Ma sta migliorando? Sì, sì. Ma Shader c'è? Shader? Ho ragione che stavi provocando a chiudere. Non voglio dormire DSC. Lu. Con la Ferrari, sì. Grandissima. Vero? Oh, ma perché ho viaggiato di brutto? Vero, guarda la mamma come è andata. No, poco più. Sì, sì, ma me lo dico anch'io, eh. Lo dico anch'io, amica mia, No, mai vista la pista, mai vista la macchina. Però tu mi dicevi, io raga vado a dormire, ciao Sharder, buonanotte amico mio, grazie mille. Adesso facciamo noi ancora un paio di gare e... scherzo la Giulia. Facciamo un paio di gare anche noi, andiamo anche noi ragazzi, perché lunedì mattina è dura un po' per tutti, mi sa, eh. Poi io ho fatto anche 2 giorni di malattia da vaccino. Chi? Sì. Non ti li fai male, amore mio. No, lascia la finisce. Allora, ho bisogno? Ciao, notte, Sharder! Ho bisogno, amore mio, che poi tu sai fare un deck per Kiri. Kiri aveva bisogno di fare un deck un po' serio a... Ciao DSC, buonanotte! Ma che ti salutano, ciao Leo, Giulio. Ciao notte Charles, ciao Robby, ciao a tutti. Un deck per Kiri, amore. Dai, poi vediamo Kiri, ti faccio sapere. Dai, amore, facciamo su Yu-Gi-Oh! Non lo so. Dai, fai un'altra tua, amore mio, eh? Chiudiamo la live con te. Com'è? Dai, allora, la macchina direi questa qua. Che ti piace? Ah,
Aridaie. Gli esercizi non stavano andando via. Ah, ok. Allora. Ma ancora, poverino, oh, mi ma che ne so? Ma che ne so io, raga, ma che ne so? Io leggo, c'è Oli che sta facendo casino anche qua. Dai Oli, portati amore. Infatti, non so chi è uscito, Marco, sei un casino. Hai ragione, hai ragione. È un casino suo. Allora, io ti farei far Monza. Vai con la Monza. Dai, ti facciamo fare Monza, raga? E il grande Kevin Nürburgring e Nordschleife. Ma DSC stava salutando a Sharder. Ah, ok, scusate allora. C'è DSC, ti vogliamo mandare a nana. No, no, stai, amico mio. Tanto facciamo ancora un paio di garette e poi andiamo tutti. Dai, dai, così chiudiamo in bellezza, ragazzi. Vai pure con la X e vai. Sì. Ma che bella. Eh sì, che bella. Lo dico sempre, tu allora amore mio, ti spiego la pista. Qui devi frenare a botta. A botta, a botta, frenare a botta. Quando ti dico frenare a botta, devi già frenare a botta. Ok, tutta, tutta, tutta. Tutta, 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 tutta. Ok, qui è una S. E attenzione a accelerare quando fai la S. Vai. Adesso è piena, destra destra, tutta piena, non sull'erba, possibilmente. Bravissima. Dopo c'è una S, sinistra destra, e devi frenare, ok? Quindi a 200 metri frena. Ok, frena, frena, fidati. Non... Ok, Monza è bella. Ok, adesso gira, dai un po' di gas, non troppo, non dà tutto gas. Bravissimo, vai, tutto gas, tutto gas. Dai gas, dai gas, dai gas, braga, dai gas, Carla. Ok, adesso c'è un destra che devi mollare un po'. Bravissima. Amore, devi anche vedere la pista, Ciccia, perché sei sulla terra. adesso uguale, questa qui anche lei, non devi mollare, devi mollare. Ok, vai, tutto gas. Adesso c'è sotto il passo, poi sei venuta 6-7... Sì, ma no. A Monza sei venuta 5 volte, sei venuta che sei andati a vedere la Superbike, amo. Qui era il ponte, ti ricordi che passavamo lì, facevano un casino incredibile sotto il ponte? Ok, adesso c'è un sinistra. Ok, 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 Giulia, dai, dai, dai. È la Scari, ti ricordi che se andavamo su lì e c'era a destra e a sinistra un bello tosterello? Dai che tanto la rifai, questa qui è tosta, ragazzi, Monza, eh. No, non è bruttissima, perché non sei capace. Grande Giulio, va bene, aspettiamo molto molto volentieri che ci dici una bella notizia. Attenzione, infatti bisogna sorpassare nell'erba perché sono abbastanza stronzi. C'è comunque terza, quindi stai attenta. Adesso c'è la parabolica. Quando ti dico adesso frena, freni tutto. Tutto. Ok, molla, vai. Attenzione. Grazie, sbagli. Se fai frizione o non fai freno, ci credo. Dai. Adesso gli hai dato paga a tutti, ok? Questo l'hai sverniciato proprio. Gli hai portato via la vernice. Stai a sinistra, perché la curva è a destra. Ok. No, a manetta. Quando ti dico frena tutto. Vai. A 200 metri. Tutto. Ok, bravissima. Ok. Beh, adesso molla un po', non è che proprio... Destra, subito. Subito a sinistra, senza dare tutto il gas. Devi farla bene questa qua. Brava. Vai. Ok, bravissima. Cioè, quando dico 200 frena, però non frenare proprio, cioè, vedi anche, questo è pieno, pieno a destra. È bravissima, ragazzi, è vero? Grande, amore, prima volta su Monza a correre. Adesso vedi il 300, 200, 150 frena, vai, bravissima. Ti sei migliorata, frena, quando frena freni e non devi mollarla un po' per poi, ok, vai, molla, freno, accelera. Accelera un graduale, capito, amore mio? Adesso c'hai la destra, bravissima Roby, è vero. Devi mollare un po', molla. Frena anche un po', Io questa qua l'ho fatta benissimo perché è frenato. Tu devi dirmi solo dove devo girare. Ah, mo' destra. E frenare con... Va bene, vai tranquilla. Lungo. Vai tranquilla. A destra, uguale a prima, devi frenare. Frenare. Ok, bravissima. Cazzo, non l'ho letto, aspetta. Tanto... Sì, è vero, è vero. Adesso sinistra pieno e poi c'è la sinistra che devi frenare da terza e la Scari. Sinistra, destra, sinistra. Frena, 150. Ok. Molla.
attenzione, brava, accelera, destra e sinistra, non accelera tutto, vai, parzializza, vai, tutto, 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 tutto. Grande Bragali, è vero Giulio, è proprio giusto quello che stai dicendo. Puoi andare sulla pista vera, ti ha scritto Robiamo, se puoi andare sulla pista vera, hai ragione Robiamo. Ma mi ha regalato un pacchetto. Attento, per andare a guidare. Frena, 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 vai, accelera gradualmente e gira tutto, vai, vai, accelera tutto. Il pacchetto da guidare, sì, la Lamborghini in pista. Gli ho regalato il pacchetto di andare a guidare la Lamborghini in pista. Oh, bacino. No, ti ho detto che sei stata bravissima, mo. Ah, me l'hanno detto, sì, sì, questa cosa qua. Sì, sì, sì. Va via uno e arriva un altro. Purtroppo è così. È una cosa così, mitica Giulia. Sia un dolore sia una gioia, questo è sempre mi è stato detto a me e abbiamo Giulio, visto che quando, funziona. Quando poi torni in... Grande, visto mo? Grazie, Jesse. Vabbè, sì. Facciamo un'altra, amore, no, mio? Quando devo giocare io facciamo il prognostico con i soldi, sì, perché il Marco è prevedibile, io no. Hai capito la mogliettina? Grazie, moglie. No, così, cioè il prognostico è giusto perché si pagano i soldini. Esatto. Quindi com'è imprevedibile. Ah sì, beh, quello è vero, quello è vero, cioè, quello è vero, hai ragione. Capito, tu vai, tu devi darmi una macchina e una pista che non so e poi vediamo. Che cos'è questo? Il formaggio? Sì. Robby, è il formaggio? Sì, le tortille. Ah, tortillas. TVB Bragali, ok, grandissima. Certo. Dai che ci facciamo l'ultima, amici miei. No, vieni, no, fai tu, dai. Quale? Un'altra, dai. Facciamo un Dragon Trail che è semplice. Perché non facciamo quella là con i soldi? Che almeno 52.000 mi siamo a casa. Oh, non c'ho bisogno di 50.000, no? Dieci ci manda un cagno. Ma se stai andando da Dio, perché cambiare sera macchina? Ma perché vuoi andare perché di sera? Perché non giochi mai la sera. Ma perché fa schifo? Vai, no, sì, vai, bello, vai che bello. E vai, vai, questo tempo del minchia che magari viene pure a piovere. Dragon Trail, amore mio. È una pista, come hai detto, là, litorale, Dragon Trail. Ok, ragazzi. In Alsazia, dov'è che hai il Dragon Trail? Boh. Dai, ragazzi, facciamo l'ultima e andiamo tutti a nannina nannetta, eh? Dai, amici, dai, amici miei. E ci vediamo domani sera. Vedi, non cambiare macchina, eh. Stai andando bene, perché devi cambiare macchina che poi vai a sbattere? Ormai conosci la Ferrarina. Bravo. Lorena, hai visto il rosso sotto? Bravissima. Attenzione col gas quando fai la curva, attenzione, bravissimo. Adesso c'è un destra che non è proprio da piena, devi frenare, eh? Ok, proprio magari frenare, no, sì, però amici, buonanotte. Allora Marco, cari amici tutti, buonanotte, ciao Giulia, buonanotte, buonanotte amica mia, ciao grandissima, a domani Giulietta, domani ti vogliamo vedere Giulia, eh? Perché domani c'è Morris, c'è il mitico Lord che gioca, Pippo e io, eh? A sinistra, bravissimo. Anche noi ti vogliamo bene. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, Giulia, ciao, Giulia. Senta. Bravissima. Sinistra, sinistra. Ok, grande, Giulia. Grazie, grazie. Dai, ci vediamo domani, mitica. Attenta, attenta. Sinistra. Adesso c'è quella curva che vedi tutte le volte che bisogna frenare, perché sennò si va a sbattere, eh? Quindi, 100. Frena. Bravi, frena, frena, frena. Ok, bravissima. Vai. Destra, destra. Poi c'è quella S, non va via Marco, non c'è, vai, non va via, è vero, è vero, vai, accelera, bravissima, e adesso c'è un'altra, un'altra S, bravissima, dai, dai, dai. Attenzione, come così, e poi con che voglio giocare, Montreal, non c'è, aspetta che c'è sulla Formula 1, a Monte Carlo, non c'è qua. Frena. Ok. Sinistra, destra, scusa. Vabbè, si vedeva che era destra. Robby. Attenzione dal gas, eh. Brava, 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 brava. Sei stata brava. E adesso rifai la stessa cosa. E già passati tutti, siamo qui prima. Adesso sì, a destra e brava. Spostati a sinistra perché la curva è a destra. Pieno. Ok? Brava, stai a destra e a sinistra, devi frenare forte perché è una S in salita. Fa male la gamba. Eh sì, amore, pensa tutto il gioco.
Pensa tutto il giorno. È tosta, eh? C'ho i dolori, c'ho. Da quando gioco così, ragazzi, c'ho i dolori alle gambe. È il vaccino, è il joystick. È il joystick. Attenta, attenta, Marino. Però non posso dire, ragazzi, che è joystick, sennò poi mi dice non giocare, non giocare, sta giocando troppo. Allora dico che è stato un vaccino. Non fa niente, dai, dai, vai tranquilla. Vai tranquilla, dai. Adesso vai un destra pieno. Poi devi mollare un po' e frenare per il sinistra. Bravissima, vai. Dai gas, dai gas. Parzializza, bravissima. Destra, piena. Parzializza, se vedi che va un po' fuori. Parzializza vuol dire di tirare via gas. Non lo so. Ma non hai tirato via, non hai tirato via gas. Parzializza, tira su l'acceleratore. Cazzo. Vai. Adesso devi frenare di brutto, è quella che devi frenare di brutto, eh. A 100, vai, frena. 150, 100. Frena, bravissima. Molla, accelera. Adesso c'hai il destra-sinistra e poi sinistra-destra. Parzializza. Parzializza, no, frena. Cazzarola. Frena adesso un po' e parzializza. Vai, molla il freno, parzializza. Adesso vai che stai vincendo, tanto hai 4 secondi e ce l'hai dietro, però sei molto attenta. Allora, frena, sì, la macchina, ma frena. Ok, destra, attenzione a dar gas per l'uscita. Vai, dai gas, bravissima. Allora ne faccio una io della stessa, ok, e poi dopo andiamo a letto, va bene? Dai, facciamo così, raga. Sì, sei stata bravissima. Brava. Allora, raga. Facciamo la stessa macchina, un giro veloce, aiuto, aia, le mie gambe. Oh. Dovresti tirarmi via tutta la roba che c'è dietro, amore mio. Dai ragazzi, facciamo l'ultima. Mitica, vero, vero, hai ragione. Come si chiama? Hai ragione. DSC, amore, si chiama. Allora, io non me li ricordo i vostri nomi, ragazzi, scusate, ma è più forte di me. Marco è terribile. Sì, 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 sì. Allora, Toast si chiama. No, non lo so, ha scritto Toast. Non lo so. Allora, vediamo di farlo un po' professionistico, ok? Vediamo di non far figuracce. Ah, la roba è scritto Toast, io non lo so. Ok, dai raga, facciamo... Anzi, potrei farla anche così, raga. No. Sto cambiando io, raga. Sì, ho sbagliato. Ci sto. Guarda qui, amo. Quarta. Parzializzi. Freni. Seconda. Parzializza. Parzializza, dai sotto tutta. Stasi, ma sto stronzo. Dai Marco, è vero, hai ragione. Hai ragione, hai ragione Roby. Che fiera, guarda. Porca loca, sto scemunito. Ma dai, ma dai. È bella anche quella di... Vale. Quella di Monza. Eh sì, che bella. Ma l'avete visto, sto scemunito? Yeah, yeah, yeah. Povera Ferrari, hai ragione. Ma non è colpa mia, eh. L'hai visto quel pagliaccio?
Dai che li riprendiamo. Guardalo, guardalo, l'8C qua. Ecco, mi viene addosso l'8C. Sono andati avanti gli altri, eh. Dai Roby, dai, dai Roby! Fuori, dai, dai! È vero, c'è il sì! È bellissimo! Ma che stronzi! Ma come si mettono? Mamma mia raga! Dai, dai, Trams! Come una catapulta! Guarda com'era lì! Sti scio, sto scemonito che mi va sul cordolo! È scritto? Grande! Viaggiano, eh! Questo amore che le gare online sono 5 volte più difficili ancora e adrenaliniche. Monito di Alfa. Primo raga, non ce la faccio. Perché mi si è girata? Perché mi si è girata quella balorda? Però l'ho fregato di brutto, eh. L'ho fregato di brutto, l'ho sverniciato in quella curva. Raga, dai. Dai, comunque un bel terzo posto ci sta, amore mio. E dov'è il mio bacio che sono arrivato bravissimo? Terzo, vabbè, non sono arrivato primo, però almeno sul podio per chiudere in bellezza, Roby, la serata, dai. Però se non andavo fuori, sicuro che li beccavo, eh. Li beccavo tutti, li beccavo tutti. Ottimo terzo. Esatto, esatto. È meglio il terzo posto che un ultimo, perché si è girato, si è spaccato la maglia, è un bordello. Allora, amici miei, grazie di esserci davvero per l'abbonamento. Grazie a tutti che abbiamo passato una bellissima serata insieme. Grazie, Bregali. Sì, oggi è stato divertente. Adesso davvero di esserci. Buonanotte, ciao, 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 ciao. Ti abbiamo mandato a letto alle 8 di sera. Ciao Roby, ciao a tutti. Chi è rimasto? Chi è rimasto? Aspettate un attimo, telefono, così vi salutiamo proprio nome per nome. Grazie a te di esserci. Ci vediamo domani sera, amici miei.
20 e 30 Warzone. Notte di SC, notte Carla, notte Holly. Ciao Roby, grazie davvero di cuore di essere stati con noi, ci siamo divertiti una buona domenica sera, eh? Abbiamo fatto una bella seratina insieme. Domani sera Warzone con il grande Morris, Lord, Tipo e Marco Drago. Veramente, grazie a tutti e buonanotte. Sì, facciamo ancora un pezzettino di replay e poi dopo comunque abbiamo salutato tutti i nostri amici.